pomeriggio a tutti, bentrovati. Come ogni pomeriggio qui su Milanau ci dedichiamo alla salute e vado immediatamente a dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, il dottor Andrea Gregori, direttore dell'urologia del Fate Bene Fratelli. Buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi. Allora, oggi parleremo di infiammazioni, malattie infiammatorie delle vie urinarie. Ma abbiamo deciso di declinarlo sia al maschile che al femminile questo tema. Questo perché purtroppo le infiammazioni delle vie urinarie riguardano un po' tutti. Allora, iniziamo un po' a definire il tema, a circoscrivere il tema. Che cosa sono le infiammazioni delle vie urinarie e da che cosa possono essere provocate? Allora, le infiammazioni delle vie urinarie, delle basse vie urinarie, sono fondamentalmente nell'uomo le prostatiti e prevalentemente nella donna le cistiti, ovvero le infiammazioni della ghiandola prostatica nel maschio e della vescica nella donna. Sono condizioni molto frequenti che ovviamente danno una prevalenza importante, fanno sì che sia un argomento molto sentito, perché molti uomini e molte donne soffrono di questa patologia. I maschi soffrono prevalentemente di prostatite, che è l'infiammazione della ghiandola prostatica, che è la ghiandola che è deputata alla produzione del liquido seminale, e quando si infiamma può dare origine a tutta una serie di sintomi molto particolari, di cui parleremo dopo, ed è una condizione, direi, discretamente invalidante. Invece le infiammazioni della vescica, le cistite, danno luogo a delle condizioni in cui la sintomatologia è molto fastidiosa, perché riguarda una delle funzioni più frequenti nella giornata delle persone, cioè la minzione, e può anche dare una serie di complicazioni molto particolari. Allora, adesso ovviamente andremo ad approfondirle. Dottor Gregori, che cosa può esserci alla base di un'infiammazione, cistite o prostatite? Allora, nella maggior parte dei casi le infiammazioni sono dovute a delle infezioni, quindi alla presenza di germi che di diversa natura, possono essere batteri, virus, funghi. Nella maggior parte dei casi sono dei batteri. Spesso sono batteri che trovano già albergo all'interno del nostro corpo, quindi soprattutto all'interno dell'apparato intestinale, e che a un certo punto della vita diventano, per diverse ragioni, patogeni, cioè in grado di provocare una forma di malattia. Ci sono anche delle forme di infiammazione che non sono dovute a dei germi, ma sono dovute a delle condizioni più intrinseche all'organismo, per esempio delle malattie autoimmuni che possono essere scatenate sia da infezioni sia da altri fattori, quali per esempio farmaci o trattamenti terapeutici. Allora, in questo caso l'infiammazione è provocata dalla reazione dell'organismo a questi agenti, e quello che succede appunto è un'infiammazione dell'organo. Facciamo qualche esempio, dottore, delle malattie autoimmuni o delle terapie che possono provocare questa infiammazione. Allora, tipicamente abbiamo delle malattie molto importanti, ad esempio l'infezione da virus HIV, quindi quella che poi nelle fasi più gravi della malattia è l'AIDS. Quindi questa, diciamo, è forse la malattia autoimmune più conosciuta e più grave che possiamo avere. Però abbiamo anche una serie di malattie un pochino più subdole. Una di queste, per esempio, è il cosiddetto lupus eritematoso sistemico, che è una malattia in cui il sistema immunitario provoca delle reazioni anomale contro l'organismo stesso. Quindi queste sono diciamo, degli esempi di patologie autoimmunitarie.
Per quanto riguarda invece condizioni predisponenti, quindi malattie, possiamo avere per esempio il diabete, che è una malattia che tende a indebolire le difese immunitarie e a rendere il nostro corpo più suscettibile alle infezioni. Altri esempi sono dei trattamenti terapeutici, ad esempio la radioterapia. La radioterapia che si utilizza per curare alcune forme di tumore può provocare come diciamo, effetto collaterale un'infiammazione cronica di questi organi che a lungo andare formano quelle infiammazioni che vengono definite come attiniche, cioè c'è la cosiddetta prostatite o cistite attinica, cioè provocata dal trattamento radioterapico. Come si presentano queste infiammazioni? Quali sono i sintomi? I sintomi tipicamente dipendono dalla forma dell'infiammazione, nel senso che noi possiamo distinguere delle forme più acute a delle forme croniche. Di solito le forme croniche sono quelle che diciamo esitano a partire dalle forme acute che magari non sono state ben trattate, ben curate. Invece le forme acute sono quelle che diciamo hanno un decorso molto rapido con un'insorgenza dei sintomi magari a volte quasi violenta e che appunto vanno trattate in maniera adeguata proprio per evitare che la forma si cronicizzi, quindi si stabilizzi all'interno delle cellule dell'organo e che quindi poi diventino anche molto più difficili da curare. Quindi per esempio se si parla di prostata, quindi di prostatite, abbiamo diverse forme. Innanzitutto la cosiddetta prostatite acuta, batterica, quindi in cui l'agente patogeno, quindi l'agente che provoca la malattia è un batterio, e questo provoca un'infezione che si manifesta prevalentemente innanzitutto con la febbre, quindi una febbre anche elevata intorno ai 39, 39 e mezzo, e con un senso di malessere generale molto forte, come un po' nei casi di influenza, quindi per esempio con un senso di debolezza generalizzato, brividi, diciamo dolori un po' ossei, dolori articolari, che sono appunto dovuti alla reazione dell'organismo all'infezione. Infine, data la posizione della prostata in relazione all'apparato urinario, i sintomi che il paziente manifesta sono sintomi prevalentemente urinari, quindi il paziente dovrà urinare molto molto spesso, a volte ogni 5-10 minuti avrà uno stimolo impellente ad andare in bagno. Quando urina il paziente sentirà un forte bruciore o addirittura dolore, questo dolore può manifestarsi sia lungo il canale uretrale, quindi il canale della menzione, oppure in sede sovrapubica, quindi diciamo nella parte bassa della pancia, o in sede perineale, quindi nella zona diciamo che si trova tra l'ano e lo scroto, quindi nella parte bassa del nostro addome. Per quanto riguarda invece le cistiti, quindi le infezioni della vescica tipicamente più frequenti nelle donne, la sintomatologia è prevalentemente urinaria, quindi con un po' gli stessi sintomi della prostatite, quindi un'aumentata frequenza alla menzione, il bruciore, il fastidio sovrapubico, il dolore a livello vaginale o perineale. E nel caso delle donne spesso quello che si può vedere è anche una cosiddetta ematuria, cioè la presenza di sangue nell'urina, cosa che poi ci fa definire la cistite come cistite emorragica. Poi abbiamo tutta una serie di forme di questo tipo di infezioni invece in cui dal punto di vista sintomatologico la situazione è molto sfumata, quindi il paziente non ha dei grandissimi disturbi, ma la diagnosi viene fatta a causa proprio del rilevamento
di questi germi nelle urine. Quindi si parlerà per esempio di prostatite abatterica o semplicemente batteriuria, cioè la presenza dei germi nelle urine. In questi casi appunto la sintomatologia è sfumata, ma l'infiammazione è presente. Quindi tutta questa sintomatologia, mi sembra di capire, può andare da un livello, diciamo, relativamente, cioè di grosso disagio, di fastidio, ma che comunque non è particolarmente grave, a un livello più doloroso, più fastidioso. Quindi c'è tutto un ventaglio di fasi dell'infezione, così. Sì, assolutamente. E, è importante, come spesso avviene in medicina, fare una diagnosi nelle fasi più precoci della malattia. Questo perché nel momento in cui la sintomatologia è ancora, diciamo, sfumata, oppure i sintomi ancora non sono troppo invalidanti, allora significa che la malattia è ancora diciamo, confinata all'organo e non sta dando delle cosiddette complicazioni. Quando invece la sintomatologia diventa più importante, più grave e con sintomi sempre più evidenti, allora questo può essere il segno del fatto che l'infezione si stia propagando o agli organi circostanti oppure si stia andando diciamo, a propagare in tutto il corpo, in quella condizione che noi definiamo sepsi, che è l'infezione del sangue, un'infezione generalizzata, che è una forma di malattia molto seria, che necessita molto spesso dell'ospedalizzazione, quindi di un ricovero in un ambiente idoneo per fare poi delle terapie antibiotiche per via endovenosa. Quindi questa è una delle complicanze molto grave. Molto grave. Nel caso per esempio della prostatite, una delle complicazioni più serie che può succedere a livello locale è quello della formazione di un ascesso, quindi di una sacca di pus che si viene a formare all'interno della ghiandola prostatica e che risulta particolarmente difficile da curare, perché gli antibiotici non riescono a raggiungere i germi che sono annidati all'interno di questa cavità. E quindi in questo caso è necessario procedere con un drenaggio chirurgico, quindi fare in modo che attraverso la puntura di questa sacca di pus il materiale infetto possa essere drenato e quindi possa liberare la ghiandola dall'infezione. Va bene, facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo ancora sulle malattie infiammatorie delle vie urinarie, tra poco. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, sempre con il dottor Andrea Gregori, che si occupa di urologia, lo diciamo, stiamo parlando di malattie infiammatorie del basso tratto urinario. Abbiamo visto quindi cistite, soprattutto per le donne, e prostatite per gli uomini. Però la cistite può interessare anche gli uomini, o no? Sì, sì, assolutamente. Diciamo che la cistite è l'infiammazione della vescica, quindi è una cosa che può colpire sicuramente l'uomo. Di solito questo avviene quando sempre legato a dei problemi della prostata, quindi quando la minzione è difficoltosa, quindi quando la vescica non riesce a svuotarsi completamente e quindi l'urina ristagna all'interno dell'organo. In questo caso quello che avviene è che i germi infettano l'urina che ristagna, quindi un po' quello che io faccio sempre con i miei pazienti è quello di fare un paragone con il torrente e lo stagno. Nel torrente, dove l'acqua scorre, l'acqua è molto pulita, quindi la si può anche bere, nello stagno invece l'acqua rimane ferma ed è chiaramente sporca, quindi è bene non berla. Lo stesso avviene nella via urinaria, quindi nel momento in cui lo svuotamento è completo, quindi il paziente beve tanta acqua, va spesso a urinare, a svuotare la vescica, allora l'urina rimane pulita e non infetta.
Nel momento in cui invece il paziente magari beve poco e l'urina ristagna perché c'è un'ostruzione delle vie urinarie, ad esempio causata dalla prostata, allora in questo caso più facilmente l'urina si infetta. Allora in questo caso avremo anche la cistite nell'uomo. Però ecco, più frequente è la prostatite. In tanti magari si tengono questo fastidio, perché è un fastidio, per molto tempo, perché magari non se la sentono di fare la visita per un motivo o per l'altro e tirano avanti. E penso che questo, beh, me lo confermerà lei nel caso, dottore, non è che faccia benissimo, no? Sì, è un po' quello che dicevamo all'inizio. Quando si ha una condizione patologica, quindi dei sintomi, è bene farsi vedere subito. Questo perché ogni condizione poi, se non curata adeguatamente, può peggiorare. Allora, facciamo l'esempio della fimosi. Ci sono dei casi in cui il paziente non, per vari motivi, perché si vergogna, perché non ha tempo, perché pensa ad altri problemi della sua vita e non si fa vedere. Non si fa vedere fino a quando questo restringimento del prepuzio arriva a chiudere completamente il canale uretrale, quindi rende impossibile la minzione. Questo è uno dei motivi in cui noi posizioniamo un'epicistostomia, quindi quel catetere che deve bypassare l'uretra e far sì che il paziente possa urinare. Oppure l'altro esempio è quello dei sintomi non curati di una prostatite o di una ipertrofia della prostata, quindi il paziente non si reca dal medico, non si fa vedere e l'ingrossamento della prostata o l'infiammazione arrivano poi a quelle condizioni di gravità che fanno sì che il paziente si blocchi improvvisamente nella minzione, quindi non riesca più a urinare, quindi debba andare in pronto soccorso dove in urgenza sarà necessario posizionare un catetere che potrà passare o attraverso l'uretra o attraverso la pancia come vi descrivevo prima. Che è spiacevole, quindi cerchiamo di non arrivare a quel punto. Sento un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Maria. Benvenuta Maria. Prima cosa voglio fare tanti auguri di buona Pasqua a lei, alla gentilissima signorina Graziella e al medico che sta rispondendo. Grazie. Allora, le mie domande sono tre per il dottore. Io soffro da anni di cistite, continuamente 2-3 volte l'anno arriva a farmi compagnia sta cosa. E logicamente prendo gli antibiotici, il mio medico oramai sa la cosa e mi dà l'antibiotico. Dagli esami che faccio ogni tanto delle urine risulta sempre che è provocata da un batterio intestinale di cui mi sfugge il nome adesso al momento. Sì. Posso suggerirlo? Si chiama Escherichia coli? Esatto, esatto, okay. Dottore, l'Escherichia coli. Io le premetto, bevo tantissima acqua, 1,5 litri, 2 litri al giorno, che però mi porta a urinare in continuazione tutto il giorno. E le mie tre domande sono, allora, la mia paura è che l'antibiotico alla fine diventi poi resistente all'antibiotico e non mi faccia più niente, per cui questa cistite poi si trasformi in qualcosa di peggio. La seconda cosa, se bere così tanto poi e sforzando continuamente il rene al lavoro, può provocare danni anche ai reni a lungo andare. E la terza, ho letto ultimamente che ci sarebbe un destro mannosio, si chiama, una cosa per curare le recidive, cioè praticamente che può allontanare questo continuo ricorso a queste cistite. Adesso l'ascolto per telefono, se mi dà queste tre risposte, grazie. Grazie mille Maria, grazie a voi, auguri. Grazie. Allora, tre belle domande. Allora, andiamo con ordine. La prima domanda, se non mi sbaglio, riguarda l'utilizzo degli antibiotici. Esatto. In questo caso, innanzitutto, inquadriamo la situazione. La signora soffre di quella che noi chiamiamo cistite ricorrente, cioè ha diversi episodi di cistite che quindi si ripetono durante l'anno e la signora assume molto spesso degli antibiotici. Il fatto che conosca il batterio che abbiamo nominato, cioè l'Escherichia coli, che diciamo è responsabile del 70% delle infezioni delle vie urinarie,
significa che la signora fa regolarmente delle urinocolture. Questa è una pratica assolutamente corretta, giusta, cioè cercare sempre di fare degli esami per isolare il germe che sta provocando l'infezione. Questo perché poi attraverso un esame più specifico che si chiama antibiogramma si può sapere qual è l'antibiotico più adatto per uccidere questo batterio. Come vi dicevo, la terapia più mirata è, meglio è, proprio perché nel lungo andare utilizzare sempre degli antibiotici può provocare quella che la signora temeva, cioè una antibiotico resistenza, che è una condizione per cui il germe sviluppa delle armi per non essere colpito dall'antibiotico, e questa è una condizione che molto negativa perché ci toglie una importante arma contro questa malattia, quindi contro l'infezione. Quindi prima di tutto è importante fare sempre l'urinocoltura, quindi l'esame che ci serve a individuare il germe, e poi utilizzare l'antibiotico più idoneo. Ci sono a volte dei medici anche che tendono a prescrivere l'antibiotico senza aver fatto prima l'esame colturale, e questa è proprio una delle condizioni più frequenti che producono la cosiddetta antibiotico resistenza. Quindi la domanda della signora ci dà la possibilità di invitare tutti a fare sempre questo esame, cioè l'urinocoltura. Non prendere l'antibiotico a caso. Esattamente. Per quanto riguarda la seconda domanda, che riguardava un po' la funzione dei reni, la signora ci diceva che lei beve tanto e teme un pochino che questa abitudine possa sforzare i reni, quindi danneggiare i reni. Questo assolutamente non avviene nel momento in cui l'organismo è sano. Quindi nel momento in cui non ci sono delle condizioni patologiche dei reni. Quindi se una persona ha due reni normali, assolutamente bere tanto non è un fattore di rischio per l'organo. Quindi anzi, noi invitiamo spesso di bere anche più di 2 litri di acqua al giorno, distribuiti lungo le 24 ore, in modo tale da fare quello che dicevo prima, cioè un lavaggio naturale, un po' come se fosse un torrente in cui quindi l'acqua rimane sempre pulita. Quindi bere tanto, sempre che non ci siano delle condizioni di patologie renali, perché in questo caso se c'è una insufficienza renale, un eccessivo apporto di liquidi può provocare un sovraccarico dell'organismo di liquido, okay, e quindi provocare quelle condizioni tipo di gonfiore, edema. Per esempio si possono gonfiare le gambe oppure si può sovraccaricare il cuore. Allora in questo caso è bene limitare l'assunzione dei liquidi. Mi ricordo la terza domanda? Il dimannosio. Il dimannosio, sì. Il dimannosio è una delle, diciamo, più recenti scoperte nell'ambito urologico per quanto riguarda le infiammazioni del basso tratto urinario. È uno dei composti che serve a prevenire e soprattutto il riformarsi delle infezioni, perché aiuta a far sì che i germi vengano diciamo urinati insieme alla parte acquosa, e quindi sicuramente è uno dei diciamo dei composti che viene più utilizzato oggi per la prevenzione dell'infezione. Ci sono anche altre sostanze di questo tipo gli estratti del mirtillo rosso, che possono favorire anche in questo caso una riduzione del tasso di recidiva, cioè del riformarsi dell'infezione. Ci sono anche dei composti che hanno la capacità di acidificare leggermente le urine,
in modo tale da renderle un pochino meno ospitali per i batteri. Quindi oggi siamo in grado, anche con delle sostanze naturali, quindi con degli integratori che non sono dei farmaci, quindi che hanno una bassa probabilità di darci degli effetti collaterali, abbiamo appunto la possibilità di curare a volte delle infezioni quando non sono gravi e soprattutto a ridurre il tasso di reinfezione. Perfetto, allora ci dobbiamo fermare un istante, facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco. Siamo di nuovo in diretta sempre con il dottor Andrea Gregori, stiamo parlando di infiammazioni delle vie urinarie, delle basse vie urinarie. Perché dobbiamo specificare basse vie urinarie, già che ci siamo, dottore? Beh, perché ci sono le alte vie urinarie, quindi tutto ciò che sta al di sopra della vescica è alta via urinaria, quindi si parla di ureteri e reni. E in questo caso, quando le infezioni vanno a colpire questi organi, si parla o di ureterite oppure di pielonefrite, cioè delle infezioni che vanno, solitamente risalgono dal basso tratto urinario, per esempio da una cistite o da una prostatite, e vanno verso i reni. In questo caso le infezioni diventano un pochino più serie, un pochino più gravi e come dicevo prima, spesso in questo caso il paziente va ricoverato, va ospedalizzato in modo tale da poter fare delle terapie che a casa sarebbe disagevole fare, quindi facendo delle iniezioni endovena e soprattutto poi facendo degli esami di controllo che servono a monitorare l'andamento dell'infezione, proprio perché quando l'infezione colpisce i reni poi può facilmente andare nel sangue e dare la sepsi generalizzata, quindi un'infezione di tutto l'organismo e quindi mettere anche in pericolo la vita del paziente. Sì. Allora, abbiamo avuto modo tramite le telefonate anche un po' di accennare alle terapie, continuiamo a sentire chi ci chiama da casa. Pronto? Pronto? Pronto. Buonasera alla signora e anche al dottore. Dunque, senta, io chiedevo se la Serenoa Repens giova alla prostata. Buonasera. Buonasera. Ecco qui, siamo sempre nell'ambito degli integratori, mi sembra, no? Assolutamente sì. La signora ha nominato la Serenoa Repens, che è un estratto da una pianta. Una pianta che è una tipologia di palma che spesso si trova nelle zone del Sud America, tipicamente del centro Sud America, tipicamente per esempio in Messico, si chiama sopalmetto e questo estratto, che si chiama Serenoa Repens, ha una blanda azione estrogenica a livello della prostata, quindi ha un'azione ormonale che contrasta la tipica azione degli ormoni maschili, cioè degli androgeni, che hanno un effetto di stimolo sulla prostata, di stimolo proliferativo, mentre gli estrogeni hanno danno uno stimolo più negativo, quindi di riduzione di attività. Questa riduzione di attività diventa molto utile nei casi di infiammazione o infezione quando i processi di difesa dell'organo tendono a aumentare l'attività e quindi la proliferazione cellulare. Allora la Serenoa Repens viene utilizzata soprattutto nei casi in cui la ghiandola si ingrandisce, quindi nei casi di ipertrofia della prostata, però può essere usata molto utilmente anche nei casi di infiammazione. Cistite e prostatite, dottore, possono essere soggette a recidive? Assolutamente, poi il concetto che in qualche momento abbiamo già toccato, la recidiva può avvenire sostanzialmente per due motivi. Prima di tutto quando la cistite o la prostatite come primo episodio viene mal curato, quindi quando viene sbagliato l'antibiotico, sia come tipologia, quindi un antibiotico che non ha effetto
contro quel germe, quel dato batterio che provoca l'infezione, oppure quando è il paziente stesso a non fare una terapia corretta, per esempio quando la terapia antibiotica viene interrotta prima del tempo. Molto spesso quello che succede è questo, che al paziente viene prescritto l'antibiotico, il paziente inizia a prenderlo, dopo uno o due giorni ha una risposta diciamo alla terapia molto forte, quindi il paziente inizia a stare improvvisamente molto bene e allora pensa di essere guarito. Allora in questo caso sospende la terapia, ma in realtà è un falso momento, cioè quindi in realtà i germi sono ancora presenti all'interno dell'apparato urinario e quindi non appena l'effetto del primo antibiotico viene a scemare, allora l'infezione riprenderà. Allora in questo caso la recidiva dell'infezione è dovuta, diciamo, a un'assunzione errata della terapia. Ci sono invece delle condizioni in cui la recidiva è causata dal fatto che non vengono rimosse quelle condizioni che hanno causato il primo episodio, cioè abbiamo delle situazioni che possono essere o delle malformazioni congenite oppure delle condizioni come quella che abbiamo nominato prima, cioè una fimosi che non viene corretta, oppure quelle condizioni, ad esempio l'ipertrofia prostatica benigna, che se non curata fa sì che quella conseguenza, che è il ristagno di urina all'interno della vescica, permanga anche dopo aver curato il primo episodio. Allora in questo caso l'infezione potrà ritornare proprio perché non è stata, diciamo, rimossa la causa iniziale dell'infezione. E quindi anche qui c'è un po', ci ricolleghiamo a quello che diceva lei all'inizio, no? Tra le varie cause di eventuali peggioramenti, no? Di conseguenze ulteriori peggiori, c'è una cistite, una prostatite mal curata. Quindi anche attenersi davvero bene alla cura che ci viene prescritta è fondamentale, non basta vedere i primi effetti positivi, bisogna perseverare e arrivare fino alla fine della cura. Esattamente. Di solito per le forme acute possono bastare magari 5 giorni di terapia, in alcuni casi 10, in alcuni invece casi di infezioni ricorrenti oppure di forme cronicizzate, allora a volte le terapie possono durare anche 4-6 settimane, quindi un mese e mezzo, o nei casi più gravi di recidiva a volte prescriviamo degli antibiotici anche per 6 mesi, quindi anche in questo caso è importante seguire fino in fondo l'indicazione dello specialista. Allora, dobbiamo già di nuovo fermarci, l'ultima breve pausa e torniamo tra poco. Eccoci qua di nuovo in diretta, sempre con il dottor Gregori. Direi di approfittare di questi ultimi minuti che ci restano per rispondere a un po' di telefonate. Pronto? Graziella, perdonami. Sì. Io volevo approfittare della competenza del dottore, no? Per dire una cosa che ho sentito per televisione, no? Sì. Ed è questa. Io ho sentito che un attore si è fatto, esce un attimino da quello che parlate, si è fatto sterilizzare. Io non so il motivo per qua, però non voleva più avere figli e si è fatto sterilizzare. E io le chiedo, ma cos'è che ha fatto questo attore? Che operazioni ha fatto? E se poi magari la prostata non gli cresce più. Grazie dottore, ciao Graziella. Ciao, grazie. Allora, il telespettatore ha nominato l'intervento che si fa proprio per diciamo rendere un uomo infertile, che è la vasectomia, cioè un intervento in cui, un piccolo intervento chirurgico in cui si chiudono i dotti deferenti, che sono due tubicini che trasportano gli spermatozoi dai testicoli alla prostata. Quindi questo è un intervento che si fa a livello dello scroto,
dove si isola appunto questo piccolo tubicino, il dotto deferente, e semplicemente lo si lega e lo si taglia. In questo modo, nel liquido seminale che viene eiaculato dopo un rapporto sessuale, non sono più presenti spermatozoi, quindi ci sarà solo la parte liquida prodotta dalla prostata e dalle vescicole seminali, ma non conterrà più gli spermatozoi. Quindi in questo caso il paziente non potrà più avere figli. È chiaro. E non è reversibile, immagino, questo genere di... No, è reversibile. È possibile fare degli interventi di ricostruzione del dotto deferente, si utilizzano delle tecniche cosiddette microchirurgiche, quindi dobbiamo utilizzare un microscopio operatore, un microscopio che ci consenta di fare una sutura con dei fili estremamente sottili, molto piccoli, quindi c'è bisogno del microscopio per poter vedere questi fili che sono veramente piccolissimi e ripristinare la continuità del dotto deferente. Il problema sono i risultati, nel senso che dato che questo dotto è molto molto sottile, la ricostruzione può esitare in una stenosi, quindi in un restringimento del lume, che quindi anche se viene ricostruito purtroppo non permette il passaggio degli spermatozoi. Quindi i risultati di questo tipo di intervento chirurgico non sono così favorevoli. Quindi da un lato si può fare, ma dall'altro è possibile che i risultati non siano particolarmente soddisfacenti. Ancora una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Scusi signorina Graziella se vi ridisturbo in trasmissione, sono ancora Maria. Sì, no, ma non disturbo. Seguendo attentamente quello che sta dicendo il dottore in studio, che lo seguo molto attentamente, mi è venuta un'altra domanda da porgli. Prego. Visto che questa infezione mia che ho da anni proviene sempre con le indagini che faccio, le analisi, da questa terribile Escherichia coli, che è una cosa intestinale, un batterio intestinale, appunto al dottore chiedo, ma non è possibile intervenire appunto sulla causa, cioè su questa Escherichia coli e non sul difetto che poi provoca con la cistite che viene in secondo piano da questa? Va bene, allora grazie. La ringrazio. Grazie Maria. Quindi la domanda in pratica è, ma possiamo eliminare le Escherichia coli dall'intestino? Allora, la signora ci dà la possibilità di parlare di un argomento molto importante, che è la funzione dell'intestino e quindi quanto l'intestino sia importante in questo argomento. Allora, innanzitutto le Escherichia coli non si può eliminare completamente dall'intestino, anzi questo sarebbe un grosso danno, perché le Escherichia coli normalmente è un batterio residente del nostro intestino, quindi è sempre presente all'interno dell'intestino. In alcune situazioni, soprattutto quando prolifera in maniera eccessiva, può diventare patogeno, quindi può sconfinare dall'intestino attraverso diverse vie, può passare attraverso i vasi linfatici, attraverso i vasi sanguigni, può passare uscendo dall'esterno, quindi per esempio quando le condizioni igieniche non sono ottimali può uscire dal retto, quindi attraverso l'ano, e quindi poi andare verso la vagina e l'uretra. Quindi in questo caso diventa patogeno, nel senso che va a colonizzare le vie urinarie e quindi provoca per esempio la cistite, come ci racconta la signora. Non si può eliminare le Escherichia coli, ma lo possiamo limitare. Possiamo limitare la sua capacità di patogenesi. Come? Allora, innanzitutto facendo in modo che l'intestino sia più regolare possibile. Quindi bisogna regolarizzare l'intestino attraverso una dieta idonea, nel caso in cui ci fossero delle patologie intestinali, ovviamente curare queste, L'altro modo con cui possiamo limitare questi germi intestinali è quello di assumere dei cosiddetti probiotici, cioè i cosiddetti fermenti lattici. Allora, in questo modo noi
mettiamo in competizione questo Escherichia coli con altri batteri che quindi limiteranno la crescita dell'Escherichia coli e quindi lo renderanno meno offensivo nei confronti delle vie urinarie. Quindi per la signora è importante, ripeto, regolarizzare la funzionalità intestinale, quindi fare in modo che l'intestino sia regolare ed eventualmente con i fermenti lattici ridurre la percentuale di Escherichia coli all'interno dell'ultima parte dell'intestino. Facciamo in tempo, direi, a sentire un'ultima telefonata. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto buona Pasqua a lei e al dottore. Grazie altrettanto. Grazie. Allora, io volevo chiedere questo al dottore. Un uomo che è stato operato alla prostata, che era benigna, può avere ancora rapporti sessuali o no? E poi un'altra cosa, questo mi è stato detto, io non so se può corrispondere a vero, che ci sono delle persone che già a 40 anni non hanno più rapporti sessuali. È possibile o c'è qualcosa che non va? Grazie mille, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, i pazienti che sono stati operati alla prostata quando c'è una patologia benigna, quindi l'ipertrofia prostatica, possono assolutamente avere rapporti sessuali, nel senso che questo è un tipo di intervento che non incide sulla funzionalità dell'erezione, quindi il pene avrà una erezione del tutto normale. Quello che viene a cambiare è l'eiaculazione, nel senso che il maschio che ha questo rapporto sessuale avrà un orgasmo assolutamente normale, ma non avrà un'eiaculazione, perché lo sperma verrà convogliato verso la vescica, perché l'intervento alla prostata rimuove quella parte della vescica, cioè il collo vescicale, che è lo sfintere che chiude la parte più prossimale e quindi fa in modo che lo sperma fuoriesca verso l'esterno. Quindi confermo che il paziente operato di prostata può avere dei rapporti sessuali che saranno semplicemente, come noi li definiamo, asciutti, quindi senza l'emissione dello sperma. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, il fatto che ci siano delle persone che da 40 anni non hanno rapporti, beh, questo dipende, nel senso che possono essere persone che sono state operate per un tumore alla prostata, allora in questo caso uno degli esiti che ci può essere è la mancanza dell'erezione, allora in questo caso ovviamente il paziente non riuscirà ad avere dei rapporti sessuali, se no probabilmente sarà una semplice scelta della persona. Sì, insomma, poi qui si entra in un campo dove intervengono tantissimi fattori diversi, certo. Magari anche psicologici, eccetera, eccetera. Assolutamente. Quindi è un discorso molto ampio. Allora, nei 2 minuti che ci restano, dottor Gregori, le chiedo qualche consiglio utile di stile di vita in generale per chi è soggetto appunto a cistiti frequenti. Ok, allora, innanzitutto delle cose che possono sembrare banali ma nella realtà non lo sono, quindi uno stile di vita sano, soprattutto con un'alimentazione varia, un'alimentazione regolata, senza eccessi, soprattutto cercando di evitare quei cibi che tendono a irritare l'intestino. Quindi per esempio alcolici, cibi troppo speziati, un consumo eccessivo per esempio di caffè. Allora, tutti quegli alimenti che provocano una irregolarità dell'intestino andrebbero aboliti. Secondo consiglio sicuramente è quello di bere tanta acqua, quindi bere e soprattutto urinare spesso, quindi cercare di evitare di trattenere le urine.
quindi non aspettare troppo ad andare in bagno, quindi urinare molto frequentemente, e poi piccoli consigli che sono quelli di evitare traumatismi al perineo, quindi alla prostata, evitare troppa bicicletta, quando si è in vacanza evitare di utilizzare degli asciugamani negli alberghi che non si è sicuri che siano del tutto puliti, quindi tutte quelle piccole manovre che ci servono a mantenere un'igiene personale, come anche per, soprattutto per le donne, quello di mantenere un'accurata igiene dopo i rapporti sessuali. Benissimo, allora io ringrazio il dottor Andrea Gregori, direttore dell'urologia del Fate Bene Fratelli Sacco, grazie mille per essere stato con noi.